In questo episodio, le barche voleranno, visiteremo la natura e terremo una baia tutta per noi. Ora sigla! Oggi ci troviamo a Vrulie, che è una baia nell'arcipelago delle Incoronate. Così, prima di lasciare il Gavitello, ho deciso di lanciare il nostro drone per farvi vedere un po' dall'alto dove siamo stati questa notte. Questo luogo in barca è molto sicuro e riparato. Si balla solo un po' con il maestrale. I gavitelli appartenenti al parco delle Incoronate sono super sicuri. Abbiamo appena mollato il gavitello di Vrulie. Thank you for this night. Ci dirigiamo a Mana perché c'è una grotta che fa l'eco e Angelica dice che è una cosa normale e anzi davvero la grotta fa l'eco, non l'avrei mai detto, vabbè. E poi proviamo ad andare a dormire qui all'Avsa, vediamo se riusciamo. Intanto sono 7 miglia oggi da fare, quindi siamo sereni, possiamo anche farle tutte in dislocamento così ci godiamo. La scogliera di Mana è esattamente di fronte a Vrulie, quindi ci siamo arrivati in un attimo. Una bella scogliera, ma nulla di più, cioè mi ha lasciato un po' deluso. Probabilmente bisognerebbe magari fare delle immersioni o un po' di sub per assaporare al massimo questo luogo. Intanto giriamo la prua verso l'Avsa e cominciamo a navigare. Andare in barca nelle Incoronate mi piace davvero tanto. Questi paesaggi lunari ti lasciano sempre a bocca aperta. L'Avsa, il luogo dove eravamo diretti, si trova esattamente dietro Marina Pischera, che è un aci marina molto fornito ed è l'unico marina delle Incoronate. Siamo arrivati all'Avsa, abbiamo preso il gavitello che è di proprietà del ristorante, però pur essendo una baia molto 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 protetta dietro Pischera, come vi ho detto, è comunque una baia dove probabilmente a causa della eccessiva chiusura e poca esposizione al mare aperto ha un colore un po' verdognolo e non ci ha soddisfatto, quindi abbiamo deciso di mollare il gavitello e partire. Questa è la vera libertà, mettere in moto i motori e dire no, non dormiamo qui stanotte, troveremo un altro posto. Non si sa bene dove avremmo dormito, d'ora in poi noi esattamente non sapevamo dove andare. Avevo una mezza idea e siamo arrivati quindi a Rabnizakan. Non eravamo, a dire la verità, completamente sicuri di trovare un gavitello a Zakan. Però fortunatamente l'abbiamo trovato, adesso vi facciamo vedere tutto. La distanza tra i due punti è di 3 miglia abbondanti, quindi l'avremo scoperto presto se avremo trovato o meno il nostro rifugio sicuro per la notte. Allora ragazzi, interrompo un attimo questo video perché sto editando e mi è venuto in mente questa cosa molto importante a noi che siamo amanti malati di barche. Le prossime immagini che vi farò vedere sono molto importanti per noi, quindi cosa dobbiamo fare? Chiudere gli occhi, sentire il profumo del mare e pensare che tra 3-4 mesi siamo con la copertina di lana sulle gambe, è il sabato e la domenica con le barche tirate su e sogneremo di vivere, di rivivere le sensazioni uniche che ci fanno provare le nostre imbarcazioni. Quindi adesso chiudete gli occhi e godetevi questa navigazione.
la situa è la seguente: siamo a Zakan, Ravni Zakan, Gavitello. Siamo già assettati, adesso vado a vedere il gavitello sotto se è tutto ok, se è buono. Allora, ci siamo spostati per quale motivo? Uno, perché sembrava, cioè era un po' bruttino dove eravamo prima, che è di fianco lì a Pischera, baia dove veramente sembra di essere in un lago, la barca non si muove, però il fondale era brutto, se dovevo avere quel fondale lì rimanevo a Jesolo. E numero due, i gavitelli non erano di proprietà del parco delle Incoronate, e quindi sostanzialmente eravamo mezzi costretti a mangiare in ristorante, cosa di cui assolutamente al momento non abbiamo ancora voglia, perché l'altra sera sono stato un po' male anche. Svegliarsi alla mattina ed essere già qui, aprire gli occhi, uscire dalla barca e vedere questo, ragazzi, secondo me non apprezzo. Tra l'altro c'era questo Ferretti 450 di fronte a noi, proprio nel gavitello di fianco. È un risveglio ancora più bello, perché oltre a Zakan una barca così ti fa veramente svegliare in maniera diversa. Se non si paga online il biglietto delle Incoronate, arriva subito il custode a riscuotere la quota per rimanere lì la notte. A lezione di pasta a Zakan. Sale, spaghetti, dove andremo a ripararci un paio di giorni, che hanno chiamato un po' di venticello, non tanto però, giusto per dare un po' di fastidio, e facciamo un po' di ritocchino alla cambusa, oltre che andiamo a visitare anche il paesino che non abbiamo mai visto. Per ora salutiamo le Incoronate e poi vediamo se ritorneremo. Partiamo dal nostro amato Zakan, che abbiamo veramente amato. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un like.